Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, domenica 27 ottobre. Vediamo quali sono i temi fondamentali sui giornali. Il tema fondamentale, secondo alcuni giornali, è che il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato finalmente questo decreto fiscale. Quindi possiamo avere tutti i dettagli del decreto fiscale, ma anche se molte zone grigie ci sono. E poi soprattutto un decreto fiscale che all'interno c'ha un rimando a una serie di norme che entreranno in vigore a luglio. E uno si dice, ma scusami, se è un'emergenza e la lotta all'evasione, non mi devi spiegare per quale motivo i contanti e i POS lo rimandi al 1° luglio 2020 e non lo fai subito. Insomma, se c'è un'emergenza uno cerca di risolverla il prima possibile. È chiaramente soltanto una mossa politica, come il titolo oggi del Corriere della Sera, che è piuttosto singolare: cuneo fiscale in due tempi, e si dà quindi modo a Conte di poter dire la roba che ha detto ieri, cioè che nel 2021 ci sarà un'altra riduzione del cuneo fiscale. A, non sappiamo se Conte ci sarà nel 2021 visto l'andazzo dei governi in questo momento. B, scusatemi, non riesco a capire perché uno debba fare le promesse a due anni. Già vediamo quello che ha fatto quest'anno sul cuneo fiscale, perché qui i conti migliori, credetemi, li fa Liturri, che io non conosco, un giornalista della Verità che si prende la briga di fare un pezzo, devo dire la verità, non di quelli divertentissimi, ma per noi appassionati di finanza e pubblica, il più chiaro di tutti quanti sulla Verità. E insomma, Liturri fa i calcoli molto semplici rispetto a quello che noi abbiamo detto all'Europa sul decreto fiscale, e non si scappa: abbiamo aumentato le imposte di 12 miliardi di euro. Punto, tutto il resto sono minchiate. Siccome però ai 12 miliardi di euro abbiamo sottratto 3 miliardi di cuneo fiscale, perché il cuneo fiscale è una riduzione fiscale, ovviamente, il conto che fa Liturri è il conto sacrosanto di questa manovra, è che con questa manovra Conte, Di Maio e questo governo ha aumentato le tasse di 8 miliardi. La plastica, sugli zuccheri, le cosiddette microtasse, alcune che arriverebbero da rimodulazioni dei tax card, dei crediti fiscali, insomma, salsa. 12 miliardi di tasse in più e 3 miliardi di tasse in meno, quindi la sintesi è 8. Ma qual è la logica di questo governo? È chiarissima in un'intervista che fa il sottosegretario Misiani all'economia, ed è sulla cosiddetta cedolare secca. Voi dovete sapere che la cedolare secca è quella tassa che ha portato molto più gettito e ha ridotto l'evasione fiscale sull'affitto delle case, perché tu paghi una tassa secca del 21% e ti sei tolto tutte le rotture di palle, come dovrebbe essere il sistema fiscale in un mondo normale. C'è una tassa cedolare secca agevolata che, se tu fai un affitto particolarmente buono al tuo inquilino, quindi basso, beh, insomma, c'è un'agevolazione perché paghi il 10% di cedolare secca invece del 21%, quindi tu all'inquilino fai un prezzo buono, ma è lo Stato a te, con un patto, secondo me è corretto, ti fa pagare meno tasse, il 10%. Ebbene, questo 10% quest'anno viene portato a 12,5%, e Misiani dice, questo è il senso, sarebbe dovuta salire al 15%, probabilmente è un'eredità del passato, immagino. Noi l'abbiamo portata al 12,5% rispetto al 10% che è oggi, e quindi abbiamo abbassato le tasse. Io la trovo fantastica. Quindi la logica qual è? Che questo governo sta abbassando le tasse perché ha aumentato le tasse, ma meno di quanto prevedeva il governo passato. Ma noi italiani, ma che cazzo ce ne fotte? Sono aumentate o sono diminuite le tasse rispetto all'anno scorso? Sono aumentate! Punto! Questi ragionano come se fossero ciccio gamer, direbbe Nuzzi, cioè come se fossero dei giocatori, d'azzardo. Toc toc! Vi è chiaro il concetto? Se l'anno scorso pagavo il 10% e quest'anno pago il 12,5%, sono diminuite o sono aumentate? Se l'anno scorso pagavo se quest'anno pago 8 miliardi di tasse in più, sono diminuite o sono aumentate rispetto a quest'anno, all'anno scorso? Le tasse sono aumentate. Ce l'ho anche un bambino piccolo, non è che c'è bisogno di fare una grande accademia su questo aumento delle imposte. Giallesina oggi fanno un pezzo sul Corriere della Sera che mi fa impazzire, perché ti spiegano quali sono le disuguaglianze del mondo. C'è la disuguaglianza dei paesi che è diminuita, c'è la disuguaglianza all'interno dei paesi che è aumentata, c'è la disuguaglianza tra generazioni che sta andando male. Ma la cosa fondamentale, su un'analisi pur condivisibile che fanno Giallesina, è qual è la soluzione per diminuire le disuguaglianze?
aumentare le tasse. E sapete quale? Quelle sul... In Italia bisognerebbe introdurre una tassa sull'eredità molto superiore, anche sulle donazioni. Molto superiore non lo dicono, forse loro si dimenticano che c'è già una tassa sull'eredità, ma comunque sulle donazioni del 4%, poi dipende a chi fa le donazioni, perché se non sono parenti sono superiori. Allora io dico, porca puttana, ma è possibile che io ho bisogno di gelesina, c'ho di questi grandi liberali che cosa scoprono? Come diminuiamo le disuguaglianze? Aumentiamo le tasse. Guardate, un modo semplicissimo per aumentare e diminuire le disuguaglianze c'è, è di tornare tutti poveri. Ed era esattamente il mondo del Novecento, che era fantastico, eravamo tutti poveri, c'erano pochissimi ricchissimi. Ce lo ricorda oggi in un pezzo molto bello Daniele Manca riguardo al 1929, il 29 ottobre del 1929, che cade in questi giorni ovviamente, nel Corriere della Domenica. Daniele Manca ci ricorda quello che fu il crack finanziario del 1929, raccontato da Galbraith. Come, adesso ve lo cito perché era molto bella questa frase che lui ci disse, raccontato, dove l'ho messa questa roba qua, che era molto... come un anche dovuta, oltre ai crediti facili che abbiamo fatto a 20 milioni di azionisti americani, soprattutto, dice e conclude Daniele Manca, il 29, dove non c'è... dove non c'è, dice, non c'è saggezza nella folla. Molto interessante il pezzo per gli appassionati. Reddito di cittadinanza, due temi. Il primo è quello del Fatto Quotidiano straordinario. A 2,2 milioni di beneficiari, in realtà sono 1 milione e 200 mila famiglie che vogliono dire 2,2 milioni di beneficiari, ma lasciamo perdere. Quindi scrive il Fatto a 2,2 milioni di beneficiari, ma non riesce a passare alla fase 2, a quella del lavoro. La colpa è delle regioni che remano contro. Adesso la colpa è delle regioni. Cioè, il governo è sacrosanto, le decisioni sono afficate ed è colpa delle regioni, straordinario il Fatto Quotidiano. Per fortuna che Marro, più seriamente su Corriere della Sera, oggi ci spiega che sospenderanno 100.000 redditi di cittadinanza familiari, quindi il 10-15% di quelli attuali, perché mancano documenti e non sono stati fatti con altrettanta attenzione. Due questioni di contorno, ve le dico subito così ce le sgomberiamo. Trump che dà un appalto da 10 miliardi a Microsoft e non a Jeff Bezos, oggi il Corriere della Sera lo cita in prima pagina, ma tutti i giornali parlano di questa cosa come uno schiaffo di Trump a quel cattivone di Jeff Bezos, che è l'uomo più ricco del mondo, il proprietario di Amazon, a favore di un poveraccio che si chiama Microsoft. Questioni loro. Complimenti a Linate, ve lo devo dire, forse oggi è sul Corriere della Sera in prima pagina della Repubblica, del Corriere di Milano, ma non solo nel Corriere di Milano, ma perché francamente una di quelle cose che ti dicono lo chiudiamo il 27 luglio, lo riapriamo il 24 ottobre e questo effettivamente avviene, beh, insomma, in un paese come l'Italia, in cui è abituato ai ritardi cronici, qualcuno che riesce a fare un'opera pubblica in tempo è una meraviglia. Vedete, c'è un attacco alla senatrice Liliana Segre, che ci ha tatuato sul braccio il numero del campo di concentramento dove i suoi genitori sono morti e lei ha passato la sua anni della sua infanzia. Una di quelle cose su cui non si può scherzare. E ci sono tantissimi leoni da tastiera, pezzi di merda, che la insultano. Bene, chiunque, io immagino, guardi questa rassegna, la zuppa, è d'accordo con me che questi sono delle merde che la insultano. Però quando tu leggi Gad Lerner oggi su Repubblica, che ne approfitta per insultare quelli che insultano lei, ma l'unico nome che cita è la Meloni, che dà dell'usuraio a Soros, quindi che non c'entra assolutamente un cazzo. È ovvio che Soros non è un usuraio, ma è una merda di speculatore, che è quello che fece fallire l'Ira Sterlina. Ma lasciamo perdere Soros, ma l'unica cosa che riesce a fare Lerner è attaccare la Meloni. Cioè tutta sta vicenda sulla Segre serve a Lerner per attaccare la Meloni. Beh, insomma, Lerner è quello che dà del fascista e del razzista a me. Zitto! Zitto! Non si deve permettere di attaccare nessuno, perché lui è un violento e fa tutto un pezzo per una questione giusta soltanto per poter attaccare la Meloni, completamente in disaccordo con quella penna, diciamo, non insultiamo. Umbria, elezioni dell'Umbria, ci avranno i risultati ovviamente questa sera, noi a Quarta Repubblica ne parleremo domani, tutto il mondo giornalistico sa come finisce, dov'è che pende la mia testa a destra, ecco dove finisce il voto. Il punto è quanto finisce pendendo da questa parte il voto, e lì si interrogano un po' tutti quanti. Mi sembra che La Verità dica
attenzione soprattutto cosa succede nel centrodestra se per esempio Forza Italia è superata dalla Meloni. In realtà vi voglio segnalare che già le europee la Meloni aveva superato Forza Italia 6-1 contro 6-4 contro 6-6, quindi un segnale già c'era. Il segnale che Renzi non si candida, ma oggi su Repubblica ci spiega che si candiderà soltanto in Toscana, e già vuole vincere semplice o facile, facile si fa per dire perché poi in Toscana vediamo quanto riesce a prendere da solo. E Travaglio ci spiega quei cretini di malpancisti dei 5 Stelle che se la prendono con Di Maio e con che in realtà ha fatto l'alleanza più bella del mondo senza impresentabili e ce l'hanno con lui perché insomma è veramente vive in un mondo particolarmente suo, ma neanche quello del suo giornale, perché mi sembra che gli impresentabili con cui Di Maio oggi non starebbe sono gli stessi che Il Fatto Quotidiano indicava come impresentabili nel fare questo governo, tra cui un certo Franceschini che mi sembra che è il capo delegazione del PD e che Il Fatto Quotidiano di Travaglio non voleva all'interno governo. Oggi ci governano e in più fanno l'alleanza con l'impresentabile Umbria, per cui gli stessi grillini furono censori. Repubblica invece mi sembra che oggi dia la notizia, non so se sia vera ma comunque interessante riguardo all'Umbria, la Cuzzo Crea ci spiega che se perdono alle urne di brutto nei confronti della destra, questi Di Maio rompe l'alleanza con centro-sinistra, non sono in grado di portarla avanti. E su questo poi paginata ovviamente di promozione nei confronti di Bianconi, il candidato di centro-sinistra che fa la Repubblica. Oggi ragazzi non vi perdete, vi prego, tutte le domeniche ve lo devo dire, il Max Weber della Luis, Tal Fabbrini, a cui dedichiamo il fondo, no, il fondo, la spalla di prima pagina del Sole 24 Ore, e come al solito non scrive un cazzo! Ma il Sole 24 Ore, ovviamente, avendo Fabbrini, il Max Weber della Lui, scacciato Gervasoni, lo deve mettere lì subito, in palchetto. Bene, noi ci vediamo come sempre, cosa volevo dire, lunedì, le tasse invisibili. Ieri sono stato, sto iniziando a fare un po' di giri per l'Italia, mi raccomando, compratelo nella vostra libreria, sotto casa, libreria, meglio se la libreria del paese, quella dove non ci vanno in tanti, quella che ha le 2-3 copie, quella che, insomma, ancora il sapore di quel mondo antico ma bello e colto dell'Italia. Ciao!